and I'm here with Domenico Piraina, the director of Palazzo Reale Milano. I'm absolutely excited to have you here in occasion for the inauguration of Nanda Vigo Art Show. How comes that you decided to tribute such an ancient and magnificent palace to a very modern and sci-fi perspective art show? Allora, guardi, Palazzo Reale è la principale sede espositiva che c'è a Milano. Qui vengono realizzate sia mostre di arte antica, sia mostre di arte moderna, ma anche mostre di arte contemporanea. E soprattutto nel periodo estivo dedichiamo un programma specifico all'arte contemporanea, dove realizziamo mostre dei più importanti artisti contemporanei che con Milano, quindi con la nostra città, hanno avuto un rapporto del tutto speciale. E questo è proprio il caso della signora Nanda Vigo, che ha iniziato a lavorare a metà degli anni 50 in una Milano assolutamente frizzante, una Milano del boom economico, e che ancora, per fortuna, lei vivente, dimostra ancora la sua grande forza creativa. So it's the alchemy that matches such an imperial and ancient palace with the modern art of Nanda Vigo. And I would like to ask the director of Palazzo Reale here in Milan, which will be the next challenging steps for such a magnificent outpost in Milano? Quali sono le sfide future che Palazzo Reale diciamo ha di fronte nell'immediato futuro, insomma? Noi abbiamo una programmazione molto cospicua e soprattutto molto lunga, anche perché possiamo vantare una serie di rapporti privilegiati con i più importanti musei del mondo, da quelli europei a quelli americani e a quelli russi. Quindi questo ci consente di fare una programmazione molto lunga, fino al 2023, fino al 2024 in questo caso, e qui vengono realizzati dei progetti che sono stati storicamente dei progetti straordinari. Lei pensi che credo che solamente in questa istituzione è stato possibile realizzare nel 2015 la più grande mostra su Leonardo da Vinci che sia stata fatta finora, una mostra importantissima su Giotto. Lei pensi che mostre su Giotto non si facevano dal 1937, quando venne allestita una mostra a Firenze per commemorare i 600 anni della morte appunto dell'artista di Giotto. E poi l'anno scorso abbiamo realizzato una strepitosa mostra, per esempio, su Caravaggio. Quindi lei capisce che avere questo tipo di programmazione con progetti veramente importanti, altri ce ne sono molti altri. Recentemente abbiamo realizzato una delle più vaste mostre, per esempio, su Antonello da Messina, no? Ecco, questo le dà il senso, diciamo così, di quello che è Palazzo Reale, perché Palazzo Reale rappresenta la tradizione. Ma non ci fermiamo alla tradizione, perché vogliamo andare sempre avanti, ed ecco perché dedichiamo una specifica attenzione anche a tutto quello che si muove nel mondo del contemporaneo e soprattutto del contemporaneo italiano e milanese in particolare. Thank you for watching us from Royal Palace. Yes. The Grazie. Director himself, Nanda Vigo Art Show. Stay tuned, The Italian Way, Milano. Grazie. Abbiamo fatto bella figura.